con Elisa Di Eusanio, co-regista dello spettacolo Neve di Carta, a Roma, Altrove Teatro Studio, dal 10 al 13 e poi dal 18 al 20 marzo 2022. Ben trovata! Grazie, ben trovato a te. Che racconto è? Racconta il terribile spaccato sociale delle donne rinchiuse ingiustamente nei manicomi in Italia tra l'Ottocento e il Novecento, ed era una pratica, ahimè, frequentissima. Io tra l'altro sono abruzzese teramana e a Teramo c'è stato uno dei più grandi manicomi in Italia, e Anna Carla Valeriano, che è l'autrice di due libri meravigliosi sul tema, ha trovato tutte le lettere scritte a mano dalle internate nell'archivio di Stato e ha scritto questi due libri stupendi. Per cui ho deciso subito di farne un progetto teatrale e ho affidato la drammaturgia a Letizia Russo, che è tra le drammaturghe più interessanti, secondo me, che abbiamo oggi in Italia, che ha scritto una storia pazzesca, veramente incredibile, tra due contadini dell'Ottocento in Abruzzo, attraverso una storia d'amore violata dal pregiudizio, raccontiamo questo spaccato sociale. Com'è stato in fase di scrittura il rapporto con i due testi originali? Sicuramente è stato fondamentale, perché l'ispirazione dei due personaggi viene fuori proprio dalle lettere, delle internate, da tutti i racconti, dal manicomio, perché comunque c'erano anche tanti uomini, e quindi Letizia si è lasciata ispirare da alcune storie vere, accadute, e ha creato queste due figure estremamente popolari, molto molto semplici e estremamente verosimili. Come avete pensato la messa in scena? Ho lavorato per essere il più fedele possibile con il racconto e soprattutto con i sapori che questo racconto evoca, quindi l'Abruzzo, quindi la terra, l'essere contadini. Ho lavorato con una scenografa che ha realizzato una scenografia con dei materiali molto semplici, i costumi sono assolutamente evocativi, sembra quasi più un racconto cinematografico che teatrale, devo dire. Ecco perché lo spettatore si emoziona tantissimo quando vede questo lavoro, perché anche la recitazione è una recitazione estremamente verosimile, molto diretta, molto semplice, non sembra di essere a teatro, sembra più di vedere un film. E le musiche di Stefano De Angelis, lui ha creato, questo musicista abruzzese anche lui, un mix tra canti popolari e sonorità elettroniche, devo dire che fanno un basso continuo musicale estremamente coinvolgente. Rispetto alla tematica, su quali elementi avete voluto puntare l'attenzione? Ma sicuramente sul fatto che sono stati fatti appassire tanti fiori in manicomio, sono state violate delle libertà, perché queste donne venivano internate per motivi futili, irrequietezze caratteriali, per infertilità, perché non volevano sposarsi, perché non erano inclini alla vita del regime, non erano utili alla prole o avevano un carattere particolarmente esuberante o ribelle, cioè qualsiasi stortura, tra virgolette, poteva essere motivo per essere internate e fatte impazzire poi di fatto in manicomio. Quindi è la violazione proprio del diritto alla vita, del diritto a vivere, a essere se stessi, che oggi secondo me comunque è un tema che continua ad essere molto attuale in realtà. Avete ricavato anche dati, cifre rispetto a questi internamenti? Parliamo di migliaia e migliaia di donne, perché insomma pensiamo solo al periodo storico a cavallo tra le due guerre mondiali, questa era una prassi. Poi nel ventennio fascista non ne parliamo, cioè proprio sotto il regime fascista era un internamento fuori controllo, veramente, perché era un modo anche per fare pulizia sociale, quindi parliamo di cifre altissime. Che percorso farà questo spettacolo, o ha già fatto? Noi abbiamo fatto, purtroppo poco prima del disastro pandemico, un'anteprima a Roma al Teatro Argo, e l'abbiamo fatto circuitare in Abruzzo, e adesso torniamo a Roma per poi sicuramente organizzare una tournée nazionale, ci stiamo già lavorando, e subito dopo ad aprile saremo al Faber a Frascati, e la stagione prossima io mi auguro di farlo girare un bel po', sì. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? I pensieri dell'altrove, tutto attaccato, @gmail.com, o comunque visitando il teatro dell'Altrove, Teatro Studio di Roma, ci sono tutte le informazioni. Tra l'altro noi ospiteremo anche la mostra I Fiori del Male, che è proprio la mostra a cura di Anna Carla Valeriano e Costantino Di Sante, dove proprio lo spettatore si immergerà nei volti, nelle lettere, nelle cartelle cliniche di queste pazienti, per cui il viaggio sarà veramente particolare e interessante.
Lo spettacolo Neve di Carta a Roma, Altrove Teatro Studio, dal 10 al 13 e poi dal 18 al 20 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Elisa Di Eusanio. A presto! Grazie a te, ciao!